Ben arrivati, mi auguro mi sentiate bene, vedo che nessuno rileva problemi particolari in chat, quindi mi sembra che non ci siano, che tutti vediate e sentite. Io torno a presentarmi per chi è arrivato da poco, sono Gianfranco Andino, ci siamo visti, con alcuni di voi ci siamo visti la settimana scorsa. Oggi parliamo di Open Data ancora una volta, lo facciamo guardando ai dati nelle regioni italiane, facciamo una specie di piccolo tour da nord a sud delle regioni per provare a capire come altri vostri colleghi hanno declinato il tema dei dati aperti nelle rispettive regioni. Il webinar di oggi dovrebbe durare un paio d'ore, uso il condizionale perché non so se riusciamo a finire un po' prima o un po' più tardi. Comunque l'ultima volta più o meno siamo riusciti a stare dentro le 2 ore, voi siete in questo momento 40, ci aspettiamo un centinaio di partecipanti, quindi diciamo che il mio intervento serve soprattutto a perdere un po' di tempo questa mattina per dare modo anche ai vostri colleghi di arrivare in aula. Io ho visto che ormai è trascorso qualche minuto, provo lentamente a raccontarvi dei contenuti di oggi, delle modalità con cui si svolge questo webinar. Vi accennavo, oggi parliamo dell'open data nelle regioni italiane e diciamo è un tema che ci interessava approfondire un po' perché storicamente le regioni italiane sono dei soggetti istituzionali estremamente attivi sul tema dei dati aperti. Oggi abbiamo la fortuna di avere ad esempio la regione Piemonte, che è stato credo il primo ente italiano a fare open data quasi una decina di anni fa. Chiedo a Marta e Angelo, vedo che Marta annuisce, quindi sì, più o meno sono passati quasi una Fermiamo. decina di anni, sì. E ricordo che era quando è partita l'esperienza del Piemonte, ancora non c'era DatiGovVT, anzi mi ricordo che quando è partito DatiGovVT i primi dataset che abbiamo caricato sono stati proprio vostri. E ricordo anche a questo proposito che di lì a pochissimo la Regione Emilia-Romagna ha lanciato il proprio portale regionale, credo riusando il portale se non ricordo male, esatto, vedo che anche Massimo annuisce. Perché ricordo l'intervento di Dimitri Tartari, che se ne occupava all'epoca, credo, che lamentava il fatto che in molti casi c'era la parola Piemonte laddove ci doveva essere Emilia Romagna, perché era stato fatto proprio un porting, una specie di copia e incolla del portale, quindi c'erano utenti che lamentavano questa cosa. Tutto questo per dirvi che diciamo, le regioni in questo senso, rispetto al tema dei dati aperti, rispetto al dare forma istituzionale alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico attraverso i dati aperti, sono stati i primi soggetti in Italia che l'hanno fatto, il governo è arrivato un po' più tardi. E quindi diciamo, storicamente sono i soggetti che meglio di altri possono raccontare quello che è successo, certamente possono essere per voi che lavorate in regione Calabria e che vi state confrontando con questo tema, certamente può essere un buon momento di confronto. Abbiamo anche la regione Campania oggi, io a questo punto passo avanti con la mia slide così vi do un minimo di coordinate anche rispetto ai nomi dei relatori, dove Angelo Cocchiarella e Dario Fonso della regione Campania, che ho avuto il piacere di incrociare per altri progetti, racconteranno anche quello che è successo in Campania, che rispetto a Piemonte e Emilia-Romagna è arrivato un po' più tardi, però da un po' di tempo è una regione che si confronta col tema dell'open data, lo fa in maniera molto strutturata, hanno avviato un'azione abbastanza parallela rispetto a quello che sta avvenendo, a quello che avverrà di qui a un po' in Regione Calabria, cioè si parte con un'individuazione di un nucleo, il portale, una formazione interna. Lo dicevamo l'altra volta, il tema della formazione, diciamo più che della formazione, se volete quasi della divulgazione sul tema dei dati, più che altro, anzi se volete proprio della consapevolezza diffusa di un'organizzazione rispetto alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è certamente un passaggio indispensabile per far funzionare, diciamo, un intero ente, in logica di valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico.
diciamo, è un lavoro di squadra, se tutti non sono perfettamente consapevoli di quello che sono gli obiettivi, di quelli che sono gli strumenti, di come questa cosa può funzionare, difficilmente ingrana, difficilmente si può arrivare a una piena valorizzazione del patrimonio informativo. Volevo anche dirvi che, come al solito, il webinar di oggi è assolutamente, cioè, diciamo che è un momento di confronto, di chiacchiera, di dialogo, insomma, non immaginatelo come una docenza con distanza tra relatori e partecipanti, quindi la chat che avete già iniziato a usare adesso. È quella attraverso cui potete scrivere domande ai nostri relatori. Noi ci preoccuperemo di proporgliele alla fine dei loro interventi. Mentre un altro po' di informazioni tecniche, sempre rispetto al webinar, come da tradizione, in piena logica di governo aperto e di riuso dell'informazione pubblica, il webinar di oggi viene registrato e poi messo a disposizione di tutti, così come le slide che proiettate dai relatori di oggi saranno disponibili su Eventipia, la stessa pagina da cui vi siete iscritti. Diciamo che è una cosa che ci piace molto fare, un po' perché ci dà modo di condividere l'esperienza anche formativa che facciamo insieme con una platea di utenti quanto più ampia possibile. Quindi su questo vi chiederei certamente di provare, cioè nel caso in cui ci siano dei passaggi che perdete, oppure se volete semplicemente ripromuovere questo webinar presso i social network, o piuttosto che sui vostri contatti, potete farlo tranquillamente. I materiali saranno tutti disponibili online. Così come, piccolissima nota tecnica, immagino che l'abbiate già visto la volta precedente, per l'attestato di presenza al webinar di oggi vi arriverà una mail in automatico da Eventipa nel momento in cui chiudiamo le partecipazioni di questo webinar. E quindi dalla stessa piattaforma Eventipia vi sarà possibile scaricare l'attestato. Io ho da dirvi giusto diciamo che il fulcro di tutta questa roba è sempre la pagina di Eventipia da cui vi siete iscritti. Il link credo sia attivo, sì, ed è quello che trovate al centro di questa slide, quindi di qui potete avere tutte le informazioni su quello che sta per succedere oggi e su quello che succederà più avanti. Mentre novità di ieri mattina, se non ricordo male, abbiamo un account Twitter, o meglio, c'è un account Twitter di progetto Pennata Calabria. L'account Twitter è questo qui, è @calabriadati. L'hashtag da utilizzare se vi va di condividere, di promuovere tutte le attività che riguardano i dati aperti in Regione Calabria è Calabria Open Data. Quindi potete fare riferimento, diciamo, sulle attività di comunicazione online, per chi di voi usa Twitter, per chi volesse magari utilizzare questo pretesto per iniziare a usarlo, il link all'account è questo, l'hashtag è quello di cui vi dicevo. Io direi che ho ottenuto una decina di minuti buoni, voi in questo momento siete quasi 60, a questo punto lentamente inizierei ad avviare la prima presentazione di oggi. Per prima cosa lancio le slide, eccole qui. Abbiamo il piacere di ospitare Marta Garavuggio e Angela Appendino, che lavorano sul tema dei dati aperti in Regione Piemonte. Come vi dicevo, la Regione Piemonte, diciamo, oggi guadagna un attestato di anzianità particolare rispetto al tema dei dati aperti da quasi 10 anni. E quindi probabilmente, non so bene che cosa ci decideranno di raccontarci oggi, però certamente è un'esperienza importante, certamente è un'esperienza molto solida, un'esperienza da cui si imparare molto. Quindi lascerei la parola a Marta e ad Angela, e io chiudo il mio microfono e la mia webcam, ci vediamo alla conclusione del loro intervento. Tutte le domande, qualunque cosa, potete utilizzare la chat, come vi dicevo prima. A dopo. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per averci invitato qua, grazie a Gianfranco e grazie al Formez e grazie a tutti voi. Io sono Marta e lavoro in Regione Piemonte e insieme ad Angela, che invece lavora al CSI Piemonte, che avrà modo poi di presentarsi,
abbiamo deciso di fare una, di così, di dividerci questa nostra chiacchierata, perché noi siamo la regione e loro sono il nostro braccio armato, quindi lavoriamo sempre insieme, in quanto Angela appunto fa parte del CSI, che è la nostra in-house, e noi invece siamo quelli che in qualche modo cerchiamo di portare avanti dei progetti. Come diceva Gianfranco prima, è tanto tempo che ci occupiamo di open data ed è tanto tempo che ci occupiamo dei dati. Abbiamo iniziato sull'open data un po' come dei carbonari, eravamo un po' considerati gli Obama de Noartri, perché insomma, quando abbiamo iniziato sembrava un argomento di nicchia, sembrava un argomento che qualcheduno ci concedeva di portare avanti un po' per nostro divertimento. In realtà questo argomento è innanzitutto sicuramente divertente, nel senso che occuparsi di dati è un tema estremamente interessante ed estremamente anche divertente. Ma così, a titolo vostro, giusto per darvi un contesto, quando si parla di dati, si parla di soldi e si parla di valore, perché i dati hanno un valore. I dati non sono semplicemente un esercizio di stile, ma i dati sono nel mondo e quindi non solo in chi ha iniziato all'interno della pubblica amministrazione a lavorare sui dati open e non open. Indubbiamente il mondo ha scoperto che il valore dei dati è altissimo. Guardate, io vi do qualche numero perché sono interessanti. Nel 2019, anche perché il 2020 è un anno silente, come si suol dire, come tutti noi abbiamo avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle, nel 2019 il mercato degli analytics e quindi dei dati raggiunge un valore di 1,7 miliardi di euro e ha una crescita rispetto all'anno precedente oltre il doppio e cresce con un tasso medio del 21,3%. Sicuramente la principale voce di spesa degli analytics sono il software, la visualizzazione e l'analisi dei dati. E il restante 47% è costituito da strumenti per fare l'ingestione, quindi per caricare i dati, per introiettarli all'interno di sistemi che diano poi la possibilità di visualizzarli. E tra i settori che maggiormente si occupano e usano e hanno stimolato il mercato dei dati sono sicuramente le banche al primo posto, hanno una quota di mercato del 28% della spesa, seguite dal manifatturiero, dalle aziende che si occupano di telecomunicazione, di media e di servizi, poi ci sono le assicurazioni e per ultimo, il che ci fa pensare, e per ultimo c'è la PA e la sanità. Questi sono dati che arrivano dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dall'Osservatorio dei dati del Politecnico di Milano. Nel mondo tutti hanno investito sui dati, in primis gli Stati Uniti, dove la digital economy corrisponde circa al 7%, il valore della digital economy corrisponde circa al 7% del PIL. E quindi ovviamente non possiamo prescindere da questo e non possiamo nemmeno prescindere dal fatto che anche nel nostro piccolo ci siamo resi conto che oltre ad avere così, un interesse proprio, un interesse personale, ci siamo resi conto che dovevamo crescere. E dovevamo crescere perché quando abbiamo iniziato ad occuparci dei dati, in realtà tutti noi abbiamo dati, la pubblica amministrazione ha una quantità di dati utilissimi al sistema,
pubblico e al sistema privato incredibili. E noi li avevamo perché ci occupavamo di sistema informativo nell'ambito di quello che era per noi il nostro sistema informativo regionale. Quindi i dati li usavamo per fare le nostre cose, li usavamo per gestire i progetti, li usavamo per gestire i programmi. Collezionavamo dati che ciascuno di noi in qualche modo si teneva ben stretto all'interno del proprio cassetto, non c'era la filosofia della condivisione dei dati. Quando poi si è iniziato a capire che il dato poteva essere una risorsa potente, noi ci siamo lanciati arma in resta in questo progetto e abbiamo iniziato a scandagliare quello che era il mondo dell'open data. Quindi di tutti quei dati che in qualche modo sono dati aperti, sono accessibili a tutti, non hanno problemi di privacy perché non vanno ad incidere sulla sfera personale, quindi non vanno a riconoscere attraverso il dato, non si va a minare quella che è la privacy delle persone o delle situazioni, possiamo immaginare la sanità, quindi erano dati aggregati e abbiamo iniziato veramente in sordina con un sacco di difficoltà. Quindi da questo punto di vista mi sento di potervi dire non preoccupatevi delle difficoltà perché ce ne sono tante e perché lavorare con i dati spesso e volentieri significa proprio strutturare un progetto importante. Infatti, la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di costruire un portale all'interno del quale raccogliere quelli che erano gli open data della regione, quindi dati disponibili a tutti, cercando di diffondere anche la cultura, perché man mano che si andavano a raccogliere dei dati, ovviamente era necessario anche implementare quella che è considerata la cultura dei dati. Poiché siamo in un ente pubblico, poiché spesso e volentieri la cultura non basta, abbiamo deciso di iniziare a normare tutto quanto. E abbiamo iniziato nel 2005 noi, iniziando a stipulare protocolli d'intesa, fino a quando non abbiamo capito che era importante e necessario proprio emendare una legge. E quindi abbiamo pubblicato una legge, che è la legge regionale numero 24 sugli open data. Da questa legge ne è scaturito un po' il nostro lasciapassare per iniziare a occuparci di dati, ma come immagino tutti voi possiate sapere, non basta una legge per aprire i portoni e risolvere i problemi, perché questo infatti non è successo, perché ci siamo anche rese conto che oltre ad un'azione per raccogliere i dati, era necessario anche poterli strutturare, poterli gestire, perché tenete conto, mi ricollego un attimo al discorso di prima sul valore dei dati, se gli Stati Uniti e il mondo, diciamo così, il mondo americano è arrivato prima sul concetto di open data, anche l'Europa è arrivata in ritardo rispetto a questo ed è arrivata a nostro parere, con il giusto metodo di iniziare a normare, perché i dati si portano dietro dei problemi di privacy, dei problemi di ingerenza anche nella vita di tutti quanti. Quindi lavorare con i dati e contemporaneamente riuscire a strutturare delle regole affinché questi dati non diventino un danno diventava fondamentale. Tant'è vero che l'Europa è stata un po' il nostro, così, la nostra bandiera che ci ha dato la possibilità poi a caduta per ciascuno Stato, è arrivata poi anche l'Italia, per ciascuno Stato, di emettere tutta una serie di norme che tutelavano l'utilizzo dei dati. Questo è fondamentale. Io poi dopo, in modo estremamente noioso, vi ho anche fatto una slide su tutta la normativa relativa, che però, insomma,
quella ve la potete poi tenere voi, guardare, controllare. Quindi stavo dicendo che dopo aver pubblicato la legge regionale ci siamo resi conto che lavorare con i dati voleva dire lavorare con i dati open e non open e soprattutto sentivamo l'esigenza di avere una piattaforma, quindi non solo un portale all'interno del quale poter raccogliere gli open data, ma avere proprio una piattaforma che permettesse la gestione e e potessimo avere delle possibilità di lavorare in modo interconnesso con i dati, a questo punto open e non open. E qua nasce la piattaforma IUCCA. Qua nasce la piattaforma IUCCA, eccola qua la slide che vi dicevo prima, le norme che regolano i dati. Questa roba qui è scritta piccola ed è noiosa come sempre, come tutta la normativa mediamente è, e quindi la troverete poi all'interno delle slide che vi verranno rilasciate. Come vi dicevo prima, oltre alla legge, quando è nata IUCCA, abbiamo anche pubblicato le linee guida, le linee guida che servivano a normare l'accesso dei dati, servivano a normare la fruibilità di questi dati. Attualmente abbiamo nuove linee guida in cantiere perché IUCCA è cresciuta, IUCCA è diventata una piattaforma strutturata e sono io che vado giù? Cosa sta succedendo? Non lo so, però chiedo Si è a... posseduto? Sì, esatto, c'è cioè qualcuno che si è posto... Posseduto. No, chiedo Aspetta a... un Ok, attimo. Eccoci qua. brevissimo inciso tecnico, per tutti i relatori, mettere mano, cioè tutti siamo abilitati a muovere le slide di tutti in perfetto stile di openness e apertura, quindi particolare attenzione nel momento in cui mettete mano al contenitore delle slide. Scusami, Marta, a te. Quindi stavamo appunto dicendo che noi ci siamo trovati ad avere un'area di open data condivisa con anche il nostro territorio, perché avevamo i dati di Regione Piemonte e poi avevamo i dati di tutti i comuni, quindi volevamo che questa cultura dell'open data diventasse trasversale su tutto il territorio. Quindi abbiamo stimolato i comuni affinché rilasciassero anche loro. Per aiutarli abbiamo in qualche modo costruito e confezionato la possibilità di accedere al nostro portale e quindi di utilizzare la struttura informatica, informativa del nostro portale per poter caricare i loro dati mantenendo quella che era la loro anima e la loro personalità. Quindi il comune piccolino o medio grande o grande del Piemonte poteva e può utilizzare l'area e le competenze di Regione Piemonte per poter esporre i propri dati e permettere quindi alla comunità, alla collettività di usare i dati raccolti all'interno del portale. Quindi iniziava a diventare un patrimonio comune. Così come quando, insomma, questo portale ha iniziato a essere ben strutturato, ci siamo resi conto che lavorare con i dati voleva dire fare altre cose, voleva dire provare anche a ospitare non solo la parte degli open data, ma provare anche ad ospitare i dati e poter lavorare con i dati in senso lato. E quindi utilizzando l'occasione e le possibilità che il PORFESR ci offrivano, abbiamo confezionato una misura che andava a, che va, perché è in corso tuttora, una misura così, per incrementare e per dare voce a quella che abbiamo chiamato l'iniziativa valorizzazione dati.
Il primo punto fondamentale è il popolamento del data lake. Che cos'è un data lake? Il data lake è, come dice il nome, il lago dei dati, cioè il contenitore dei dati, dove i dati devono entrare. Più dati ci sono, più la ricchezza aumenta e più c'è la possibilità di incrociare dati fra di loro e di avere, facciamo un esempio, i dati del traffico con i dati del meteo, con i dati delle scuole. Ovviamente sarà necessario che più scuole piemontesi inseriscano i dati e mettano a disposizione i dati all'interno di questo enorme contenitore, così come i dati del traffico, e anche qua i dati del traffico possono essere inseriti a mano, possono essere caricati una volta ogni tot, ma qual è il valore effettivo dei dati? E che siano corretti, puliti e soprattutto aggiornati, perché altrimenti noi di un dato del traffico di 2 mesi fa, che lo usiamo adesso, non ce ne facciamo proprio nulla. Quindi questa piattaforma andava anche ed è in grado di raccogliere dati. Sia da un punto di vista, diciamo così, come elenco di dati e come file di dati inseriti a mano, ma anche dati in real time, quindi dati da centraline, da sensori e quindi da tutto quello che viene definito l'Internet of Things. E anche, questa è un po' una nostra sfida che quest'anno vorremmo finanziare e portare avanti, anche dati che arrivano da una sentimental analysis, ovvero da quello che è il momento empatico che tutti i social possono offrirci, quindi dati da quello che. Dati che arrivano da Twitter, Facebook, da, non lo so, viene pubblicata una nuova norma, pensate adesso al Covid ad esempio, no? Quindi tutti gli effetti emozionali e non che vengono riversati sui social, poterli raccogliere e poterli strutturare per poter in qualche modo incrociarli con tutti i dati. Quindi la potenzialità di questa piattaforma che si chiama Yuka è proprio la possibilità di avere un data lake in grado di contenere un sacco di cose, un sacco di dati, avere una piattaforma performante e avere quindi di conseguenza lo sviluppo di dashboard, di cruscotti che permettano di esporre i dati in una modalità fruibile e leggibile. I cruscotti sono poi lo strumento che ci permette di fare quello che viene considerato un supporto decisionale o una pianificazione strategica, perché più dati ho a mia disposizione, più informazioni ho a mia disposizione, maggiore sarà la completezza con la quale andrò a prendere una decisione. Infatti, la misura è proprio una misura che è interna a regione, perché poi di Yuka ne parlerà anche molto bene Angela, ma tenete presente che all'interno di Yuka possono entrare dati della pubblica amministrazione, può esserci e ci sono start-up o imprese che affittano uno spazio e inseriscono all'interno i loro dati, decidendo e permettendo con delle licenze d'uso l'utilizzo dei loro dati da parte di altri, quindi ovviamente la sanità, facciamo l'esempio, o una società di assicurazione fa big data, fa analysis all'interno di Yuka e poi decide che i risultati della sua analisi può essere messa in comune con tutti i partecipanti, con la comunità di Yuka. In questo modo, ovviamente, la pubblica amministrazione o un'altra azienda potrà beneficiare di questa spaccatura dei silos e quindi del desiloing, quello che noi chiamiamo il desiloing, questa spaccatura dei silos per far sì di mischiare e utilizzare
i dati messi a disposizione da più contenitori. Questa è una cosa estremamente importante perché ci permette di lavorare in modo trasversale, no? Ci permette di lavorare in modo trasversale. Infatti, come dicevo, il popolamento del data lake è la base, questa misura e questi soldi che noi stiamo investendo all'interno di questa piattaforma. Parte di questi soldi servono proprio per popolare e per rendere ricco il nostro bacino di dati e quindi poter poi lavorare su questi dati nel modo che noi desideriamo, tant'è vero che all'interno di questa misura, che è una misura interna regione, quindi non coinvolge, c'è stato un bando inizialmente quando abbiamo lanciato IUC, abbiamo anche fatto un bando per le pubbliche, per le imprese ed è stato un bando estremamente popolato e ricco perché un sacco di start-up e di imprese hanno utilizzato e stanno utilizzando IUC per fare le loro analisi. Mentre invece questa misura è una misura interna che vede le direzioni regionali utilizzare gli spazi di IUCA per caricare i loro dati e per permettere quindi di arricchire il data lake, permettere di mettere a disposizione in condivisione i diversi set di dati fra tutti e quindi di conseguenza permettere abbiamo quindi anche come oggetto di finanziamento tutta la parte dei cruscotti che espongono il risultato del lavoro dei dati, lo espongono per e quindi così, per poterlo fruire da parte di tutti in modo assolutamente trasparente e sì, certo, con licenze, però se ad esempio i dati sono open, non c'è bisogno di nessuna licenza. La possibilità di scaricare i dati open è una possibilità libera a tutti, perché come dicevo prima, IUCA è la piattaforma generale, all'interno di IUCA risiedono i dati open e risiedono i dati non open, con la possibilità di utilizzare e di costruirsi e quindi di mesciare quelli che sono le esigenze di chi sta andando a fare le domande in modo assolutamente trasparente. È una piattaforma cloud aperta, precompetitiva, assolutamente riusabile, tant'è vero che è stata inserita nel catalogo generale del riuso, di Agid. Angelo, non mi ricordo come si chiama. Vita, vita. Ero attenta. No, scusami Angela, il catalogo sul quale abbiamo pubblicato IUCA, boh, non me lo ricordo come si Credo che il chiama. catalogo del riuso di Agid si chiami Il catalogo del riuso. catalogo del È riuso, proprio quello. ok, certo, Ok, voilà, è ok. semplice. Ok. Quindi questa piattaforma, come vedete qua, abbiamo la pubblica amministrazione, i cittadini che possono riutilizzarla e le imprese che possono caricare dati e utilizzarla all'interno caricare tutti i dati, quindi aumentare il data lake generale che sarà fatto da tutte queste tre anime, con la ricchezza di condividere informazioni in funzione degli interessi e delle ricerche che si vogliono fare. Scusatemi, scusatemi, scusatemi. Abbiamo ovviamente l'esposizione delle informazioni avvengono tramite delle API e quindi sono facili da usare. La piattaforma
oggetto della nuova misura. Ha un catalogo che ci permette di andare a capire quali sono tutte le informazioni contenute e quindi di conseguenza stiamo cercando di renderla il più fruibile, utile e utilizzabile non solo per la regione intesa come ente amministrativo, ma anche come territorio. La piattaforma Yucca ha vinto anche dei premi, perché ha vinto un premio della Comunità Europea come migliore soluzione per i dati messa a riuso e ha vinto il primo premio dell'OpenGov per l'anno scorso, mi sembra. Sì, l'anno scorso abbiamo vinto il primo premio, siamo stati premiati come ottima soluzione di piattaforma che utilizza i dati. Quindi gli strumenti, come dire, gli strumenti noi, questo strumento qua è uno strumento potente, è uno strumento in grado di portare e diffondere cultura del dato sul territorio, è uno strumento a disposizione di chi intende riusarlo ed è uno strumento che a noi permette di entrare in quella che è la logica del dato in un modo non solo, lasciatemi dire, per aver adempiuto ad una norma di legge che lo Stato italiano, prima lo Stato europeo, poi lo Stato italiano ha reso fondamentale, ma proprio per poter fare delle analisi e per poter prendere poi delle decisioni in base ai cruscotti, in base alle dashboard, in base alle quantità di informazioni incrociate e messe a disposizione dei decisori, sicuramente notevoli. Lavorare con i dati significa scontrarsi spesso con una cultura del possesso, perché nonostante noi si sia vecchi del mestiere e non solo, ma comunque vecchi di mestiere si abbia tentato e provato più volte a diffondere questa cosa, ovviamente non è semplice, non è una cosa semplice. Quindi a chi inizia adesso io posso così abbastanza tranquillamente dire che lavorare con i dati è una cosa estremamente bella, estremamente interessante, molto stimolante, non così semplice, perché non basta una norma per dirimere il campo da tutti i problemi, perché poi i dati che arrivano sono spesso dati sporchi, quindi ci vogliono anche nuove professionalità e bisogna anche pensare a come approcciarsi al dato con una professionalità diversa, con una mentalità nei confronti del proprio lavoro anche diversa. Io lascerei la parola ad Angela sulla parte, diciamo, più entrare più in verticale su quella che è il nostro sistema di utilizzo e di buon risultato che tutta la politica dei dati sta portando avanti. Voglio ancora dire una cosa, noi lavoriamo insieme ad Agid e anche Yucca è stata inserita nell'ambito di un accordo che abbiamo fatto con Agid per portare avanti tutta la politica dell'open data. Tutta la parte normativa, le leggi, quelle che non sono le nostre linee guida, tenete presente che le stiamo rifacendo perché le stiamo riaggiornando con la
l'aggiornamento e con l'implementazione di IUCA necessita anche di avere un aggiornamento e anche con le nuove regole del CAD necessitano le nostre linee guida di essere svecchiate. Però tutta questa parte qua, non esitate a, io poi lascerò la mia mail, non esitate a chiedere perché possiamo darvi tutto e dirvi come abbiamo fatto, quali sono state le logiche con le quali e gli scalini che abbiamo salito per portare avanti questo progetto. Marta, grazie mille. Angela, ti rubo solo un istante per correggermi, nel senso che probabilmente la piattaforma di cui parlava Marta un attimo fa è DevelopersIT, io ero rimasto quella vecchia. Al link che vi ho mandato ci trovate il software, cioè in riu, la disponibilità del riuso del software di Yuka di cui vi hanno appena parlato. A te, Angela. Grazie, grazie e buona giornata, grazie dell'invito anche da parte mia. Io provo a farvi vedere qualche esempio, di quello che qualche numero e qualche dato rispetto a quello che abbiamo fatto e che vi ha raccontato così bene Marta. L'attività di valorizzazione dati, l'iniziativa di valorizzazione dati che vi ha presentato Marta, è un'iniziativa che ha circa un annetto, è più o meno un anno che abbiamo iniziato a fare questo passaggio ulteriore di caricamento dati, quindi di non concentrarci solo più sull'open data, che magari sono la fine della catena, ma di andare a vedere all'origine della catena del dato, della linea di creazione del dato, i vari sistemi informativi dove erano, cosa contenevano, ed andare a valorizzare e inserire in questo enorme data lake. Tutti quei dati che sono poi all'origine e dei vari sistemi decisionali della regione e poi anche delle esposizioni in open data di quei dati che possono essere ritenuti utili, in modo tale da non andare a fare open data, diciamo, come un funghetto finale che poi è difficile da aggiornare, è difficile da tenere pulito, ma da vederlo come un elemento. Un pezzettino di una catena di gestione del dato. Quindi è un annetto che abbiamo iniziato a fare questo passaggio in più di valorizzazione, qualche risultato abbiamo già iniziato a portarlo a casa. Adesso in piattaforma iniziamo ad avere più o meno 9.000 dataset, sono tanti, sono pochi. Noi cerchiamo di inserire dei dataset che siano i più grandi possibile, diciamo così. In modo tale che poi eventualmente in quelle che sono le fasi di preparation, quindi di elaborazione del dato, si possano tagliare questi dataset a seconda di quello dell'analisi che si vuole fare. Questi dataset derivano da più di 250 fonti, che siano ISTAT, che siano i sistemi gestionali regionali o non regionali, perché ci ricordiamo appunto che quello che vogliamo fare è contenere i dati della pubblica amministrazione, di cui ha titolarità la pubblica amministrazione piemontese nel complesso. Quindi abbiamo iniziato delle iniziative non solo con Regione Piemonte, ma ad esempio con la città metropolitana di Torino, con i comuni, come diceva Marta. E quindi coinvolgendo in questo enorme data lake circa 100 organizzazioni che in modo diverso buttano dati nella piattaforma. E poi ci ricordiamo sempre che lo facciamo non perché vogliamo giocare con i dati o perché siamo matti, ma perché il nostro risultato finale vuole essere un servizio, quello che noi poi abbiamo chiamato un sistema di fruizione. E il sistema di fruizione può essere il portale Open Data, ma può essere una dashboard, come diceva Marta, che mi fa vedere l'inquinamento nei vari comuni del Piemonte. E quindi al momento attuale abbiamo già individuato, sviluppato, prototipato, a seconda dei diversi stadi di sviluppo, un centinaio di sistemi di fruizione che insistono sugli stessi dati, magari scambiandoseli reciprocamente. Questo, come diceva sempre prima Marta, è un lavoro complesso, estremamente, estremamente complesso, perché richiede un forte governo del dato. Devo sapere, per evitare di andare a trasformare, come si dice, come dicono gli addetti ai lavori, di andare da questo enorme data lake, andare a trasformarlo in un pantano gigantesco in cui non riesco più
a capire che dati ci ho messo, magari li carico due o tre volte, magari non riesco a capire chi utilizza cosa. Serve veramente uno strato forte, forte e veramente complesso, di governo del dato. È necessario, sapere come, cosa abbiamo caricato in piattaforma. Come lo abbiamo caricato, quali sono le caratteristiche di questo dato, quindi i metadati, che sono collegati al dato e chi, li utilizza, come vengono utilizzati. Solo in questo modo poi riesco a valorizzarli in modo corretto, altrimenti si rischia di replicare, gli schemi del passato, per cui ognuno alla fine fa il proprio orticello, fa la propria parte di elaborazione, si carica i dati, se li elabora. Cosa cambia? Non cambia molto, cambia che magari sì, ho caricato dei dati dei sensori, ho caricato i dati, come diceva Marta, dei social, mi sono fatta la mia dashboard più bella, ma non ho fatto valorizzazione del dato, non li ho condivisi magari con altri enti che avevano bisogno di quello stesso dato, e che non vanno a cercarlo in posti astrusi e che quindi riescono a sapere qual è il dato validato. Originale, parliamo anche poi di master data, da poter utilizzare. Per questo, accanto all'interno, anzi, dell'iniziativa di valorizzazione dati, abbiamo voluto fortemente, creare un data catalog, quindi un catalogo del dato, visto come strumento di governance del dato e di quello che si sta facendo a livello di pubblica amministrazione. O di imprese che utilizzano la piattaforma. In questo modo si possono esplorare i dati presenti in piattaforma e vedere anche quelle che sono le relazioni dei dati, che sono la cosa che ci sta più a cuore. Quindi possiamo andare a vedere come uno stesso dataset venga utilizzato magari da più sistemi di fruizione. E da dove vengano magari allo stesso modo quei dati che utilizziamo, in modo tale anche da validare, avere una garanzia sulla fonte. Solo riteniamo che in questo modo si riesca appunto a fare una valorizzazione dei dati più corretta, che supporti l'utilizzatore da capire che cosa sta utilizzando e anche a gestire in modo corretto. Le fonti e il riuso tra dati all'interno della stessa pubblica amministrazione e tra pubbliche amministrazioni differenti, perché appunto un'altra delle caratteristiche della piattaforma è quella che avevamo chiamato la condivisione selettiva. Ad esempio, nel caso dei rifiuti, magari ogni consorzio per la gestione dei rifiuti può vedere i propri dati, ma uno strato superiore, che può essere un osservatorio regionale, può vedere i dati di tutti i consorzi. In questo modo il dato non si sposta, si creano solo delle viste di aggregazione successive. Quindi questo è uno dei pilastri, diciamo, alla base di tutta l'iniziativa. Non ci dimentichiamo però poi sempre anche dell'open data, perché quella vuole essere, la nostra uscita finale per quelli che sono, i dati che hanno quelle caratteristiche che ci dicevamo che permettono il riuso, che sarà un sottoinsieme di quelli nel complesso caricati della piattaforma, ma che avranno a questo punto la gestione del dato corretto, quella che viene poi chiamata la data pipeline. Abbiamo, come Marta l'ha già detto, abbiamo un portale regionale che oggi, facciamo anche un po' di pubblicità, dovrebbe uscire nella nuova veste, che non è solo una nuova veste grafica, ma è anche un'implementazione di alcune funzionalità, una razionalizzazione di alcune funzionalità. Quindi andate a vedere man mano che oggi lo pubblichiamo. Il portale ovviamente è integrato con la piattaforma nazionale. Lo vediamo, qua non ne abbiamo parlato, ma è il punto di accesso sugli open data della pubblica amministrazione del territorio piemontese, lo ridico, quindi non solo della regione Piemonte, ma di tutti gli enti che costituiscono quello che abbiamo chiamato l'ecosistema regionale, sia per quei dati che hanno caratteristiche alfanumeriche, quindi tabelle,
sia per quei dati che invece vengono da tutto quel mondo che è il mondo prettamente geografico di geoportali. In questo portale, andando a navigare del catalogo, si possono trovare di dato, quindi può accadere che si trovi un dato due volte. Perché? Perché si trova la fonte alfanumerica e si trova la fonte geografica. Questo in modo tale da facilitare l'accesso da parte degli utilizzatori ai dati, ovviamente adeguata con gli standard di metadatazione di KPIT, e permette una fruizione del dato da parte di una macchina, diciamo, quindi una fruizione via API, così come tutta la piattaforma. Abbiamo creato, abbiamo voluto anche, ci siamo sempre resi conto che forse è un po' difficile vedere poi il valore del dato, dell'open data, quindi abbiamo inserito anche una sezione che di data viz, che fa un po' più vedere i dati che sono inseriti nella piattaforma. Quindi seguiteci numerosi, faccio un po' di pubblicità. Concludo gli ultimi minuti di nuovo andando a dire che quello che abbiamo fatto non lo vogliamo vedere solo rinchiuso nella iniziativa, diciamo, di valorizzazione dati volta a caricare dati fine a se stessi. Se facessimo questo avremmo fatto solo parte del nostro lavoro. Quello che vogliamo fare è che questi dati vengano utilizzati. Quindi trovate qua, io adesso ve lo introduco solo, ma vi abbiamo messo un po' di esempi, un po' di progetti che da questi na dati sono nati e sono sempre stati inseriti all'interno della misura di valorizzazione per rivedere, riprogettare tutti quelli che erano i sistemi informativi decisionali che su questi dati si poggiavano, in modo tale da renderli veramente fruibili in modalità aggregata o disaggregata a seconda della tipologia di dato e di supporto alle decisioni che fossero della pubblica amministrazione o della trasparenza verso i cittadini. Quindi tutti i vari dati che nella rottura dei silos sono stati inseriti nella piattaforma hanno poi delle uscite tematiche legate all'utilizzo poi di questi dati dei vari settori regionali che riguardino, come vediamo qua, i dati della qualità dell'aria e dell'ambiente, le aziende, tutta la parte di anagrafe delle attività economiche e produttive, tutta la parte di cultura, con tutto il patrimonio culturale e librario della regione Piemonte, tutta la parte di facility management, quindi tutti i temi legati all'energia e alla gestione e valorizzazione corretta del dato, che è di estremo interesse, lo vediamo anche nell'ambito dell'open data, temi di foreste e aree naturali, quindi tutta la parte ambientale, opere pubbliche. Quindi tutta la parte relativa agli investimenti e all'attività sul territorio, e protezione civile, quindi le iniziative per la gestione dell'emergenza, e territorio, quindi tutto il caricamento, la valorizzazione e l'utilizzo di quei dati territoriali che aiutano a comprendere il territorio. Ah no, non ho dimenticato uno, trasporti. Anche qua di nuovo qualcosa si ritrova nell'open data. Ma altro che non può essere fruito in open data va a essere fruito tramite dashboard tematiche a disposizione della pubblica amministrazione. Io vi direi che appunto questi potete guardarli, ho finito. Trovate qua in fondo i nostri riferimenti, le URL ai portali che ha anche messo Gianfranco in chat, e noi poi siamo a disposizione ovviamente per ogni altro chiarimento e informazione. Angela, grazie assai, grazie mille Marta. Io volevo semplicemente concludere questo primo intervento di oggi facendovi notare una cosa.
È una caratteristica molto bella della comunità professionale che si occupa di dati aperti, insomma, che in qualche modo collabora su questo tema, di avere una forte propensione alla condivisione. Nel senso, avete visto più e più volte, Angela e Marta hanno rilanciato il fatto che, diciamo, anche le soluzioni software adottate non solo i dati che già sarebbero di per sé aperti, c'è una forte, diciamo, chi si occupa di queste cose considera una piccola vittoria essere copiato, essere reinterpretato da qualcun altro. Ed è diciamo, non è una cosa che si limita al riuso del software, al riuso dei dati, ma anche al consiglio, alla chiacchiera, alla condivisione in una situazione come questa. Quindi davvero rilancio sulla Regione Calabria rispetto a questa caratteristica, cioè usate molto la comunità professionale che si occupa di dati perché tendenzialmente è composta di persone che tendono ad andare, sarà anche perché è una nicchia abbastanza piccola, non lo so, o quantomeno ci si conosce più o meno tutti, o insomma è proprio nel DNA stesso di un'attività simile a quella di avere grande riguardo per la condivisione delle proprie informazioni, ma anche delle proprie professionalità, delle proprie esperienze. Quindi davvero è un ottimo, cioè, insomma, rilancio tutte i momenti di condivisione di cui hanno parlato sia Angela che Marta e come dire, vi invito ad approfittare della disponibilità di questa cosa. Assolutamente sì, lascia pure i nostri numeri, le nostre mail, siamo assolutamente a disposizione. Grazie mille, grazie a entrambe. Io a Grazie a questo punto voi. chiederei, grazie ancora, chiederei i relatori della sessione successiva, cioè Valentina e Massimo, eccoli che li vedo già, di aprire la loro webcam e il loro microfono. Io vado rapidissimo a far partire la vostra presentazione. Eccola qui, dovrebbe partire, perfetto. A voi la parola. Direi che inizio io. Buongiorno, mi chiamo Massimo Fustini, Regione Emilia-Romagna. Diciamo così, per la maggior parte la mia attività si svolge su quella che è la programmazione, la definizione e programmazione dell'agenda digitale dell'Emilia-Romagna. Ho il piacere, da quando, come dire, abbiamo creato un'azione, un progetto sull'Open Data, di esserne responsabile. Come dico sempre, io ne ho colpa, sono quello che ha colpa del progetto Open Data in Regione Emilia-Romagna. Anticipo subito, a parte i ringraziamenti, perché è sempre un piacere avere la possibilità di confrontarsi con altre regioni o comunque con altri enti, perché questo concetto di apertura e di disponibilità al confronto e comunque di condividere tutto quello che è in possesso come competenze, e anche quindi di aspettarsi di ricevere da parte dell'altra questo tipo di condivisione di indicazioni nella comunità open data, come giustamente detto anche da Gianfranco, è un concetto, diciamo, come dico io, nativo, nel senso che per qualche motivo, non per niente si chiama open data, quindi l'openness è comunque parte integrante. Nella presentazione di oggi io vi farò una breve, per quanto possibile, introduzione su quel che concerne le nostre, inteso di Regione Emilia-Romagna, programmazioni, pianificazione e programmazioni in ambito open data, quindi appunto il progetto open data a cui facevo prima riferimento. Valentina invece credo sarà altrettanto interessante per voi, per me molto interessante, vi parlerà di uno specifico caso, un progetto che abbiamo fatto, che abbiamo svolto, e dicevo, credo che l'interesse sia anche perché inerente a tipologie di attività che fanno comunque parte della nostra attività sugli open data, che è attività di divulgazione, di coinvolgimento. In particolare parleremo di scuole in questo caso, che, come dire, fa parte del nostro progetto. La divulgazione e il coinvolgimento, diciamo, degli stakeholder fa parte integrante del nostro progetto, di cui appunto farò anch'io un po' di focalizzazione. Allora, l'agenda digitale della Regione Emilia-Romagna ha una breve storia, parte dal 1999, quindi, come dire,
almeno su questo possiamo sicuramente, se non i primi, competiamo con i primi a livello nazionale come regione di esserci dotati di pianificazioni strategiche e operative in ambito agenda digitale. Questo per dire che inizialmente abbiamo iniziato a darci come dimensione temporale di questa pianificazione in ambito triennale, poi nel tempo siamo passati alla durata quinquennale, quindi le nostre strategie e programmazioni coincidono con i mandati di giunta, giusto, per allinearsi. Questo, tutto questo discorso, non solo per dire che è da tanto tempo che ci arrovelliamo su questo ambito, ma per dire che in questo momento io vi parlerò di un progetto appartenente alla passata programmazione dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. E siamo in questi giorni proprio in fase di approvazione della nuova agenda digitale, e in cui vi darò indicazione su quelle che sono, se così vogliamo dire, l'evoluzione almeno dal punto di vista di obiettivi strategici in ambito dati e open data in generale, dati, open data e data in generale. Progetto open data appunto della passata. Perché lo abbiamo della passata programmazione? Perché lo abbiamo fatto? Beh, prima di tutto per invidia nei confronti del Piemonte. Già nella precedente programmazione il progetto Open Data era già partito. No, scherzo, è stato sicuramente, come è stato accennato, una possibilità non indifferente il fatto di aver potuto accedere alle competenze. A ciò che la Regione Piemonte aveva già affrontato dal punto di vista di problematiche, tra l'altro anche attraverso il riuso del loro software per la gestione del portale. E dicevo, aver appunto avuto questa possibilità ci ha permesso di essere, se diciamo così vogliamo fare, continuare questa pseudo gara, la seconda regione a livello italiano ad aver pubblicato i propri open data. Quanti open data? Mi ricordo che nella prima pubblicazione, apertura del portale, erano 10 dataset, tanto per dire. Questo per dire che uno dei principi con cui abbiamo portato sempre avanti questo progetto e che mi sento di consigliare vivamente anche ai colleghi della Regione Calabria è quella dei piccoli passi, nel senso di buttarsi, fare le cose, iniziare da quelli più semplici, dalle problematiche diciamo meno complesse. E poi pian pianino iniziare ad affrontare ed andare verso. Perché questo? Perché comunque l'obiettivo della diffusione della mentalità, delle competenze, ne abbiamo detto e ridetto anche su questo, ha necessità di tempo e quindi prima si inizia meglio è da questo punto di vista. E comunque vale la pena comunque provare per verificare anche che comunque qualsiasi tipo di problematica può essere gestita e affrontata. Fate attenzione che, come noi abbiamo la fortuna di essere partiti dal Piemonte, adesso si ha la fortuna di partire da un bagaglio di conoscenza diffuso, molto elevato, e quindi come tale la possibilità di partire già da molti lavori fatti. Non mi dilungo ancora molto, se non per dire che obiettivi del nostro progetto Open Data fin dall'inizio non è stato solo quello di trovare dati e trovare il metodo migliore per pubblicare, mettere a disposizione questi dati, sia con aspetti tecnologici che organizzativi, se così vogliamo dire. Ah, apro una parentesi, anche il nostro progetto, nel contesto di un'agenda digitale, come diciamo noi, territoriale, ha teso a, nel senso come obiettivo, a tuttora nello suo svolgimento, l'obiettivo del coinvolgimento degli enti locali, quindi del supporto, di dare supporto agli enti locali, anche nel nostro caso il portale regionale, che è uno degli oggetti che abbiamo creato per la pubblicazione dei dati, per agevolare la pubblicazione dei dati, è a disposizione degli enti locali. Non è solo un oggetto tecnologico, ma è anche, come dico io, un'infrastruttura di supporto, inteso non tecnologica. Nel senso che abbiamo anche nella governance di progetto dell'agenda digitale a livello territoriale un sistema per il coinvolgimento, io dico più che su coinvolgimento, per il supporto reciproco e per il lavoro congiunto anche nell'ambito
dei dati e in particolare dell'open data, quelle che noi chiamiamo le comunità tematiche di lavoro dell'agenda digitale. E, dicevo, fra gli obiettivi del nostro progetto, fin dall'inizio ci sono stati due obiettivi che vanno, come dire, di pari passo: uno è la diffusione della mentalità, come noi l'abbiamo chiamata, in generale dei dati, cioè quindi dell'attenzione alla gestione dei dati. E questo, secondo me, è l'obiettivo che va perseguito, l'obiettivo primario da perseguire, cioè far sì che l'azione, le attività sulle open data siano propedeutiche alla diffusione di questa mentalità e di questa sensibilità, se così vogliamo dire, sul dato, sull'importanza del dato e sull'importanza di una buona gestione del dato. L'altra, diciamo, obiettivo su cui focalizzeremo poi anche la parte di presentazione di Valentina, su un caso specifico, è quella della promozione, quindi non solo della promozione della cultura del dato, dell'importanza dell'open data, prioritariamente interna, ma anche verso l'esterno, ma anche la promozione, diciamo così, a un uso e al riuso potenziale dei dati che la pubblica amministrazione mette a disposizione. Diciamo che mi fermo qui, passo la parola a Valentina, se non per dire, come diciamo introduzione della sua presentazione, che il progetto di cui parlerà ha a che fare. Ah, scusate, aggiungo un'ultima cosa, una dimenticanza diciamo non passabile, l'importanza del dato da una parte e delle competenze digitali, in particolare anche sui dati, sulla gestione dei dati, sull'importanza della gestione dei dati in generale, è sottolineata anche dalla nuova agenda digitale che vede fra le sue sfide principali, direi le due sfide principali, i due cardini della nuova programmazione e pianificazione strategica, proprio l'attenzione da una parte al dato e dall'altra alle competenze e alla diffusione delle competenze. Detto questo, lascio la parola veramente stavolta a Valentina, che vi tratterà di un caso, come dicevamo, di un caso specifico che ha a che fare con questo discorso di mentalità, promozione o utilizzo del dato. Grazie mille. Grazie a tutti per l'invito. Mi presento, sono Valentina Bazzarin e sono una collaboratrice di Arter, che è la società consortile della Regione Emilia-Romagna che ha gestito il progetto che vi presenterò. È importante definire il soggetto che opera all'interno di questo progetto, che gestisce, che coordina questo progetto assieme all'Agenda Digitale e la Regione Emilia-Romagna come istituzione, perché avere una società di questo tipo, consortile, che coordina i progetti è una degli elementi che permette la buona riuscita di progetti pilota come quello che vi andrò a presentare, in modo agile, tempestivo e anche in modo sufficientemente flessibile, per venire incontro alle sfide, che ci vengono presentate nelle varie emergenze. Di cosa si occupa anzi, scusate, Arter, che è nata dalla fusione di due precedenti società che erano Aster ed Ervet. Arter si occupa di crescita sostenibile. L'altro grande obiettivo che si pone l'agenda digitale dell'Emilia-Romagna, anche se non l'ha anticipato Massimo Fussini, è quello di utilizzare gli open data come oggetto e soggetto capace di ridurre le disuguaglianze e di operare anche cercando di avere un impatto sociale nell'attività. L'impatto sociale è definito dalla riduzione, dal tentativo di utilizzare anche questo strumento per la riduzione delle disuguaglianze. Disuguaglianze che nel nostro progetto sono state viste nel luogo in cui si risiede, e infatti la nostra attività si è svolta principalmente nelle aree periferiche della regione, quindi aree interne, aree di montagna, e disuguaglianze di genere. Infatti il progetto che vi presenterò si è occupato principalmente di promuovere la cultura del dato e la formazione professionale delle ragazze nelle scuole e delle donne in generale nella regione.
regione Emilia-Romagna. Gli altri obiettivi di ARTER sono la conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione della regione Emilia-Romagna. E per fare questo, appunto, si avvale sistematicamente delle risorse aperte messe a disposizione dagli enti locali e dalla regione e coordinate in qualche modo dalla regione. Il progetto che vi vado a presentare lo trovate presentato all'interno dell'agenda digitale, ma soprattutto di due siti che vi invito a consultare e che vedrete anche rappresentati nelle slide. I siti sono quello di Arter, appunto, scritto art-r.it, e il sito di Digiter, che in qualche modo racchiude una serie di esperienze, tra cui anche quella della Carovana STEM che vi presenterò, e che però soprattutto contiene delle buone pratiche e delle risorse da utilizzare all'interno delle vostre attività o da in qualche modo consultare nel momento in cui andate a strutturare una vostra attività nei vostri territori. Lo dico perché abbiamo tentato il più possibile di raccontare le pratiche messe in atto nella regione Emilia-Romagna, tra queste rientra anche una pubblicazione che è già stata menzionata nella presentazione. Abbiamo tentato di raccontare queste pratiche perché non c'è soltanto un tema di riuso dei dati, ma c'è un grandissimo tema che si fatica ad affrontare, che è quello di riuso, miglioramento, implementazione, costruzione di nuove pratiche a partire dalle esperienze già svolte nei territori. Questo non soltanto per metterci in comparazione o per sfidarci continuamente nel migliorare le nostre pratiche, ma perché effettivamente pratiche e risorse prodotte da enti pubblici devono diventare bene comune. Questi sono tutti una serie di presentazioni di valori che so che non è usuale in questo tipo di presentazioni formative, ma che caratterizzano profondamente l'attività svolta dalla Regione Emilia-Romagna nel momento in cui si rende aperta, si apre al riutilizzo delle sue risorse da parte dei cittadini. L'impegno della Regione Emilia-Romagna per il Piano Nazionale Scuola Digitale, appunto, è stato realizzato da ARTER e si può riassumere in due obiettivi: garantire ai ragazzi di tutte le scuole le stesse opportunità di apprendimento e formazione. Quindi, come si è articolato in due macro obiettivi questo obiettivo strategico? Quello di garantire appunto la connessione in banda larga, ultralarga a tutte le scuole e poi soprattutto diffondere la cultura del dato, diffondere idee per l'innovazione digitale nelle innovazioni scolastiche di tutti i gradi. Noi abbiamo attività anche nelle scuole materne e negli asili nido per il coding, quindi sappiate che veramente sfidiamo tutti a appropriarsi fin dai primi momenti della cultura del dato. E nelle aree appunto situate nelle zone periferiche della regione. Come ho anticipato, uno degli obiettivi dell'attività specifica della Carovana STEM era quello di contrastare gli stereotipi di genere nelle materie STEAM e digitali. La Regione Emilia-Romagna, infatti, ha nel 2018 emanato un bando specifico chiamato Azione di Sistema per la Parità di Genere. E all'interno di questa azione di sistema, gli Open Data sono stati l'oggetto di discussione principale e la risorsa su cui si è operato principalmente. Come abbiamo fatto a operare utilizzando i dati aperti e le risorse aperte in generale? I dati aperti sono una tra le risorse aperte che rientrano nella nostra cassetta degli attrezzi di attività. Abbiamo organizzato l'attività in un'idea appunto di carovana fatta di tanti elementi che in qualche modo sono uniti e si muovono all'interno del territorio. La carovana STEM è una carovana che interagisce con tutto un sistema di attori presenti nel territorio, tra cui il Servizio Marconi, l'Ufficio Scolastico Regionale e appunto la Regione Emilia-Romagna, ARTER, e organizza alle scuole secondarie di primo e secondo grado laboratori digitali in orario scolastico. Questi sono elementi molto importanti, nelle scuole appunto
resto di tutta la regione. Quindi attività laboratoriali che però vengono organizzate con attori interni ed esterni rispetto alle scuole. E ci siamo appunto recati fisicamente, fino a quando è stato possibile, nelle aree interne e della montagna per realizzare e per far toccare con mano la possibilità di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla regione per lo svolgimento dei laboratori. Siamo andati in tutta l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna vi assicuro che è veramente molto lunga, e raggiungere le zone interne tra Piacenza, comprese tra Piacenza e Rimini, richiede quantomeno 3 ore e mezza di auto nel momento in cui si vogliono raggiungere un capo o l'altro della regione. Nelle aree interne della montagna abbiamo realizzato appunto queste azioni formative per il contrasto degli stereotipi di genere nelle discipline STEM, che per chi non lo sapesse è un acronimo che racchiude le iniziali delle parole scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Appunto, il nostro principale target erano le ragazze, e ragazze che dovevamo avvicinare alle materie scientifiche digitali, rafforzando appunto la fiducia nelle proprie scelte. A questo proposito, volevo aggiungere un dato personale rispetto all'impatto che abbiamo con questo tipo di attività. Giusto ieri, mentre preparavo questa slide, ho ricevuto una mail da parte di una ragazza che frequentava un liceo con materie classiche e che dopo essere, quindi un liceo classico, e che dopo essere entrata in contatto con le attività della Caravana STEM, ha deciso, nel suo percorso di liceo, di cambiare e di iscriversi in quarta liceo ad uno scientifico. Abbiamo sentito tutti quanti la grandissima responsabilità di aver condizionato una scelta così importante, non in un momento classico di svolta, in un momento istituzionalizzato di svolta, ma a metà di un percorso. E ci siamo interrogati profondamente rispetto al fatto di voler perseguire questo tipo di obiettivi come istituzione, quindi avere degli obiettivi di istituzione, raggiungerli, ma condizionare così fortemente le vite delle persone. Grazie ad Alessandra per ritenere questo dato personale interessante, perché per me lo è veramente, perché molto spesso quando si parla di dati, di attività, di strumenti, si perde un po' il contatto con come tutte queste buone intenzioni, questi progetti, tutte queste sovrastrutture incidano profondamente nella vita delle persone. E questa ragazza, appunto, mi ha scritto tutta contenta questa mail perché era riuscita a prendere una decisione e a convincere tutta la famiglia della bontà e della lungimiranza della sua decisione cambiare percorso. Non è riuscita a convincere completamente me, nonostante sia stata in parte colpevole di questo cambiamento. E quindi anche questa mail personale entrerà a far parte di quel pacchetto di feedback che raccogliamo rispetto all'impatto che abbiamo nella vita delle persone che coinvolgiamo nei nostri progetti, per farci capire e riflettere sul timing, quindi sul tempo con cui presentiamo queste azioni rispetto al percorso di vita delle persone che incontriamo durante le nostre attività. Perché noi, come dicevo, ci recavamo fisicamente nei territori. Noi organizzavamo, quando era possibile, e torneremo a farlo quando sarà possibile di nuovo, dei centri estivi oppure delle attività laboratoriali in orario scolastico dentro le scuole, anche andando a verificare se tutti i progetti infrastrutturali che dovrebbero garantire la banda larga a tutte le scuole dell'Emilia-Romagna sono effettivamente implementati in modo corretto e permettono alle persone, quindi ai docenti e ai ragazzi, di utilizzare tutte queste risorse e opportunità tecnologiche nel miglior modo possibile. Quindi andiamo a verificare effettivamente, non con un intento da sorveglianti, ma per migliorare la nostra attività, se effettivamente quello che diciamo che verrà fatto impiegando i vari fondi a nostra disposizione viene realizzato veramente. Cosa è successo? Noi avevamo tutte queste bellissime attività e andavamo nei territori, incontravamo le persone, ma siamo stati in qualche modo bloccati nella nostra attività dall'emergenza Covid, come tutti, e quindi abbiamo dovuto inventarci o cambiare il nostro modello
al tempo dell'emergenza e quindi al posto di recarci fisicamente in tutta l'Emilia Romagna abbiamo creato sul tema dell'unboxing, che è questa attività che viene svolta. Chiunque di voi abbia dei figli adolescenti conosce questa attività, o anche dei bambini in realtà, conosce questa attività di unboxing, che sono quei video in cui si aprono i pacchetti dei giochi e si montano le costruzioni o si assemblano i giochi in modo tale da poi poter utilizzare il prodotto. Abbiamo creato questo format digitale della nostra attività laboratoriale, chiamandolo Unboxing Caravana STEM. Quindi abbiamo preso la nostra cassetta degli attrezzi, che ripeto, include principalmente risorse aperte, ma anche dei professionisti che forniscono la consulenza per l'utilizzo di queste risorse aperte, e siamo andati nelle scuole attraverso la rete, quindi organizzando delle ore di lezione durante l'orario scolastico sempre per questi ragazzi, e abbiamo creato questo progetto di Unboxing Caravana STEM. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato in estate. E siamo quindi stati capaci di organizzare due campus estivi digitali virtuali al posto dei campus estivi che invece prima organizzavamo nelle zone di montagna o nelle zone vicine al mare, rivolte sempre allo stesso target di ragazzo, quindi ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Abbiamo aiutato dei ragazzi invece delle superiori a disegnare e implementare, utilizzando la modellazione 3D, una escape room, e avvalendoci anche del supporto e della collaborazione con creatori di realtà virtuali, professionisti, che in qualche modo hanno cercato di utilizzare programmi non proprietari, risorse, intelligenze, capacità creativa dei ragazzi per creare, appunto, e disegnare questa escape room. Ragazzi non necessariamente già capaci di utilizzare questi strumenti prima di entrare a far parte del nostro laboratorio. E poi abbiamo cercato di mettere in rete e di rendere, disseminare questo tipo di contenuti attraverso tutti i canali possibili. E quindi siamo andati oltre la dimensione laboratoriale e abbiamo creato un piccolo palinsesto assieme all'Epida TV, quindi una TV che lavora soprattutto con le istituzioni per le istituzioni, un palinsesto televisivo dove questi contenuti che noi producevamo per la rete, per la fruizione attraverso lo schermo di un computer, anche all'interno di un palinsesto televisivo fruibile da chiunque avesse il mezzo per vederlo. La Carovana STEM, diventando online, ci ha permesso anche di rendere disponibili sul nostro sito Digiter, come vi dicevo, tutti i contenuti che sono stati prodotti, ma anche il percorso che è stato fatto per coinvolgere i ragazzi e per arrivare a loro attraverso la rete o il palinsesto televisivo. Ma tutto questo nasce, ripeto, da un'esperienza di incontro, di vicinanza, un'esperienza che è iniziata nel 2018, appunto su quella linea di finanziamento che andava a tentare di ridurre il gap di genere. Questa esperienza è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Golinelli e aveva un obiettivo ben identificato da quello che era allora l'assessore competente, poi è cambiata la giunta, l'assessore competente in materia, che era Patrizio Bianchi, competente non tanto sull'agenda digitale quanto sulla formazione e sulla scuola, l'università e la ricerca. Cosa diceva il professor Bianchi raccontando l'esperienza da cui è nato tutta la Carovana STEM, ma anche il percorso successivo che è diventato virtuale digitale? Diceva che in realtà stiamo affrontando delle esperienze pilota che sono un'opportunità, non tanto un'opportunità di raccontare quanto la Regione Emilia-Romagna è capace di utilizzare in maniera concreta le risorse, ma un'opportunità di riflettere sulla struttura educativa adeguata per un paese che non vuole essere, appunto, come dicevo all'inizio, non soltanto un paese in crescita, un paese capace di innovare, ma anche un paese più giusto. Perché infatti progettare, presentare esperienze pilota vuol dire proiettarsi avanti, e noi abbiamo visto con l'emergenza Covid di essere stati in grado di farlo abbastanza bene, con una struttura sufficientemente flessibile per affrontare anche le emergenze.
E soprattutto bisogna progettare con una visione di lungo periodo. Quindi gli open data non possono essere visti fine a se stessi come uno strumento che c'è, ma devono essere inseriti all'interno di una progettualità che invece nasce all'interno di una visione di lungo periodo. Bianchi scriveva questo pensando all'incertezza economica. Noi abbiamo visto gli effetti più importanti di questo progetto per quanto riguardava la gestione dell'incertezza sociale, oltre che quella economica. Perché l'incertezza economica, secondo Bianchi, e noi l'abbiamo verificato invece con il Covid rispetto all'incertezza sociale, nel momento dell'incertezza dell'emergenza si riduce lo spazio di azione. Però, in realtà, come in tutte le crisi, questa riduzione apparente si accompagna a degli spazi per cui in realtà lo spazio di azione si amplia. E noi avevamo già scelto di puntare sull'opportunità di ampliare. L'abbiamo scelto in periodi non di emergenza, l'abbiamo scelto in periodi normali. E come abbiamo fatto a allungare questo spazio di progettazione? Abbiamo investito in scienza ed educazione per aprirci come istituzione al dialogo con la comunità, il dialogo che coinvolge anche professionisti e l'ambiente, l'ambito più scientifico. Come vi dicevo, tutte queste informazioni, i progetti che potete andare a vedere nel dettaglio, sono disponibili all'interno di questo spazio cogestito da varie realtà che si chiama Digiter. E soprattutto avete la possibilità di non soltanto avere i progetti, i contenuti, gli strumenti, ma anche di sbirciare in quelli che sono i nostri momenti di ascolto della comunità, per capire se questi momenti di ascolto possono essere rivolti non soltanto alla comunità che vive e insiste nella regione Emilia-Romagna, ma possono essere allargati anche ad altre comunità che vogliono implementare azioni simili. Perché qual è l'altro elemento fondante di tutta l'attività svolta dalla Regione Emilia-Romagna rispetto all'obiettivo di riduzione delle disuguaglianze, quindi avere un ambiente, un territorio più equo? Gestire le relazioni, non soltanto le attività. Gestire le relazioni anche appunto con i professionisti che utilizzano le risorse aperte, con le scuole, con tutti quei co-creatori, quindi docenti, famiglie, educatori, insegnanti e gli studenti stessi, quindi co-creare lo spazio di utilizzo, condivisione, ascolto, dialogo, presa anche di iniziativa, in modo tale da appunto avere una comunità che opera e converge verso lo stesso obiettivo. Se volete vedere cosa stiamo facendo oggi con le risorse aperte, oltre che con i dati aperti, abbiamo più di 300 scuole che sono impegnate in questo momento in un'attività chiamata l'ora del coding, ed è quella che vi dicevo è attiva anche in alcune scuole dell'infanzia della regione Emilia-Romagna. Vedo che ci sono dei problemi di connessione, spero che non si riferiscano alla mia di connessione, ma l'ora del coding è una opportunità data a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Emilia-Romagna per partecipare a questa co-creazione dello spazio di riutilizzo delle risorse aperte. Trovate le attività, trovate anche quel sistema di tutoraggio e di ascolto che serve a supportare studenti, genitori e ragazzi che partecipano all'attività stessa. Vi consiglio di guardarlo perché è un'attività in atto ora e quindi potete seguirne lo svolgimento. Io vi ringrazio, avrete notato che ho utilizzato spesso la parola noi, considerate che io sono una dei professionisti che collabora con le istituzioni, però sono talmente coinvolta nella co-creazione, oltre che nella presentazione dei progetti, che all'interno di questo ambiente in cui si cerca di creare appunto una comunità, vengo invitata al posto dei dirigenti responsabili del progetto a presentare il progetto stesso. E lo sento talmente tanto mio, anche se poi sono una libera professionista che collabora, perché ho assunto i valori
su cui è stato costruito e incardinato questo progetto. E penso che questa sia la grande differenza tra e la grande opportunità di successo tra questo progetto e tanti altri ottimi dal punto di vista del design, ma che non creano appunto quello spazio di relazione, di ascolto e di coinvolgimento che invece è il più grande successo, a mio avviso, dell'operazione dell'Emilia Romagna in Bettina, questo grazie progetto. a te. Grazie. Grazie assai davvero per aver raccontato questa esperienza. Io vi metto anche qui in chat, diciamo, il paper attraverso cui ho scoperto questa attività che veniva portata avanti in Emilia Romagna. Io davvero molto insistito e infatti rilancio quello che dice Alessandra Magro in chat. È davvero un'esperienza molto interessante, soprattutto davvero ci faceva molto piacere, diciamo, come organizzatori di questa attività di racconto dell'Open Data in Calabria, che passasse anche l'idea che diciamo, pubblicare i dati è una delle attività che riguardano il tema dei dati aperti. Una volta esposti i dati, poi parte, ne chiacchieravamo ieri durante la prova d'aula proprio con Massimo, parte quell'attività di engagement, senza cui c'è cioè di coinvolgimento, di raccolta, di mettere al centro i dati e portare attenzione sui dati, senza cui pubblicare dati in formato aperto diventa magari un buon esercizio di stile, diventa una buona pratica, magari scali la classifica dell'Agid rispetto al numero di dati, cioè, diciamo, puoi approcciarne in logica di adempimento e quindi esporre dati e lasciare che qualcuno se ne occupi, oppure puoi prenderti cura di queste risorse informative. L'esperienza della Regione Emilia-Romagna certamente ci racconta un modo estremamente interessante, proprio come direbbero gli americani, di mettere i boots on the ground, cioè di prendere e andare sul territorio, raccontare questa cosa, trovare un tema interessante, dare possibilità, in questo caso agli studenti, che probabilmente sono sempre, diciamo, una delle attenzioni particolari, forse soprattutto in questo periodo. Di accrescere anche le competenze di chi poi quei dati li andrà a utilizzare. Considerate che io in questo caso, diciamo, cito strettamente il piano triennale per informatica e nuova pubblica amministrazione, l'obiettivo principale di chi espone dati in formato aperto è il riuso, cioè esporre dati e lasciarli lì fini a se stessi sostanzialmente non serve a niente, in questo momento non adempie neanche le richieste diciamo, del legislatore o quantomeno le richieste strategiche che ci vengono dalla strategia nazionale. Una pubblica amministrazione che fa open data, lo fa in maniera consapevole, certamente espone dati, ma poi si prende cura di queste informazioni, fa in modo che chi dovrebbe conoscere l'esistenza di questi dati ne venga davvero a conoscenza, fa in modo che il territorio in qualche modo ne sia coinvolto. Portare valore al territorio, accrescere il valore del territorio attraverso i dati, certamente dovrebbe essere uno degli obiettivi principali di una buona azione di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Massimo, grazie assai, Valentina, grazie mille, siete stati gentilissimi, presentazione davvero molto bella, io mi avvierei verso la terza e ultima parte della chiacchierata di oggi con Angela e Dario della Regione Campania. Dario, intervieni tu, chi interviene per primo? Di voi due, io ho fatto partire la slide. Ok, perfetto. Buongiorno io, dai. Vi presento rapidamente Dario Fonso, Angelo Cocchiarella, lavorano entrambi per la Regione Campania. Io ho avuto modo di lavorare con loro su un progetto di formazione in regione, abbiamo avuto modo di conoscerci quando ancora si poteva fare di mangiare la pizza insieme e di bere ottimi caffè intorno alla Regione Campania. Adesso, diciamo, torneremo a farlo, speriamo molto presto. Vi lascio la parola a te, Angela. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il Formex e Gianfranco per l'invito di oggi. Io appunto sono Angela Cocciarella e mi occupo del coordinamento del team Open Data, un gruppo che è stato costituito a novembre del 2017, quindi ormai 3 anni fa. E quindi mi fa molto piacere condividere con voi il percorso che da allora abbiamo avviato per valorizzare il nostro patrimonio informativo.
un percorso che ci ha portato a appunto pubblicare il portale Open Data, esponiamo i dati come Data API, esponiamo i dati appunto secondo la metadatazione, quindi il profilo di metadatazione di KHP-IT, e quindi diciamo quando siamo partiti eravamo a zero e siamo quindi riusciti ad allinearci agli standard nazionali e anche europei. Nel raccontarvi il nostro percorso volevo partire dal punto centrale che a mio avviso quello appunto intorno a cui poi si crea tutto, e cioè il tema della cultura del dato, un tema quanto mai attuale, perché proprio l'emergenza sanitaria ci fa comprendere quanto i dati siano fondamentali per le nostre vite, siano fondamentali per prendere decisioni di governo che poi impattano su tutti noi. E oggi non è più possibile senza dati guidare una macchina complessa come la pubblica amministrazione. Quindi una pubblica amministrazione efficiente e moderna non può lavorare senza dati e senza la cultura del dato. Questa affermazione è destinata a essere sempre più vera nell'immediato futuro, perché c'è un'accelerazione incredibile e quindi la rilevanza dei dati davvero ha una crescita esponenziale. Siamo tutti noi immersi pienamente in un'infosfera. Tutto questo nella pubblica amministrazione che cosa significa? Quindi la pubblica amministrazione ha urgenza di imparare a lavorare con i dati e gestire i dati, quindi significa elevare le competenze delle persone all'interno della pubblica amministrazione. Ed esattamente questo è il punto da cui noi siamo partiti, perché, come vi ho detto, a differenza di Piemonte e Emilia Romagna eravamo molto indietro. Quindi noi sicuramente abbiamo dato molta importanza a tutto l'aspetto tecnologico, che ovviamente è prioritario anche in questo progetto, perché senza tecnologia non si possono avviare i processi di pubblicazione, come vi dicevo, ci sono degli standard da rispettare, ma contemporaneamente abbiamo sempre posto molta attenzione proprio al coinvolgimento degli uffici, quindi abbiamo definito un piano di coinvolgimento proprio con l'obiettivo di iniettare una prima massiccia dose di cultura del dato all'interno della nostra organizzazione. Considerate che noi già nel 2013 avevamo una legge regionale sugli open data, quindi la legge numero 14 era stata promulgata proprio con l'obiettivo di assicurare il diritto di accesso e di utilizzo dei dati da parte degli operatori. Però, tuttavia, dal 2013 al 2017 non era accaduto niente, perché come spesso accade, non basta una legge a mettere in moto dei passi concreti, quindi occorrono delle persone motivate che quindi iniziano a lavorare per concretizzare delle azioni. E in più non basta una sola persona, ma è necessario un gruppo, ed è questo che noi abbiamo fatto. Appunto, abbiamo creato un gruppo, perché appunto si vince come gruppo, e abbiamo di fatto applicato il modello organizzativo suggerito da AGID nelle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Quindi il team Open Data di Regione Campania, che vedete schematizzato in questa slide, è appunto una trasposizione di quel modello informativo, di quel modello, scusate, organizzativo, e abbiamo appunto il responsabile Open Data che è stato nominato con decreto del Presidente, per una persona appunto della Presidenza, e supportato da un team centrale, che appunto abbiamo chiamato centrale perché si occupa di tematiche trasversali a tutto l'ente. Questo team al suo interno è costituito da diversi profili, con persone che appartengono a diversi uffici del nostro ente, quindi esperti informatici per le tematiche di natura tecnica, esperti di comunicazione, perché, come poi vi dirà il mio collega Dario Fonso, noi abbiamo anche puntato proprio sul
sulla comunicazione del dato, sulla semplificazione della comunicazione del dato, proprio per rivolgerci a un pubblico non solo di addetti ai lavori, ma che fosse il più allargato possibile. E poi abbiamo invece il team open data allargato, questa è la parte più importante, perché comprende i referenti delle strutture organizzative della Regione Campania, 25 principali uffici di Regione Campania, quindi sono stati nominati dai direttori generali di questi uffici, di queste strutture, e sono gli esperti del dominio verticale. Una volta definito quindi la governance del progetto, abbiamo avviato i passi operativi. Il più importante passo è sicuramente la mappatura dei dati. Quindi quando un ente, un'organizzazione si avvia questo progetto, sicuramente deve conoscere come è messa la situazione dei dati, qual è il livello di maturità della propria organizzazione. Noi abbiamo organizzato più di un ciclo di incontri con i referenti, i nostri colleghi, perché il nostro obiettivo appunto era un po' capire quale tipologia di dati avevamo all'interno, e abbiamo trovato una situazione disomogenea ovviamente. In alcuni casi partivamo da un livello ottimale, quindi dati strutturati e già presenti all'interno di sistemi informativi, per cui in questi casi abbiamo potuto mettere in piedi dei meccanismi automatici di estrazione e pubblicazione di dati. In altri casi invece abbiamo trovato una situazione meno idilliaca, quindi dati non strutturati, dove era invece necessario quindi agire in modo diverso. Quindi andare a fare formazione specifica, proprio insegnare che cosa significa strutturare un dataset, e quindi avviare dei diversi e nuovi processi di produzione e pubblicazione di dataset. È stato fondamentale questo passaggio, è durato anche diverso tempo, perché solo così noi abbiamo capito che tipologie di dati avevamo e quali flussi dovevamo mettere in piedi. I flussi che poi ci hanno consentito di mettere a sistema la nostra infrastruttura, che è esemplificata in questa slide. Come vedete, rappresenta i flussi presenti all'interno della nostra organizzazione adesso, e l'infrastruttura che li sostiene, il cuore di tutto questo sistema circolatorio dei dati di Regione Campania è il sistema SICAN, che è un sistema open source di catalogazione, metadatazione e istruzione dei dataset. Abbiamo poi un sistema di orchestrazione che quindi preleva i dataset dalle diverse fonti e applica lì dove è necessario anche degli automatismi di data cleaning, quindi di pulizia di dati, e poi li espone, li porta in pubblicazione. Tutto questo, come dicevo, è stato possibile perché noi in ogni step abbiamo condiviso conoscenze, abbiamo trasferito know-how. Il piano in ogni fase del progetto iniziale. Quindi abbiamo formato 130 persone appartenenti a uffici diversi, abbiamo definito il piano di formazione che è chiamato appunto Accademia Open Data Campania, che ha previsto sia attività formative in presenza in aula, anche proprio con dei laboratori pratici, perché abbiamo fatto delle esercitazioni proprio su alcuni temi fondamentali, appunto come come si struttura un dataset, che cosa significa dataset pubblico sporco, come era la domanda prima posta, e abbiamo fatto anche format integrato con la formazione a distanza, quindi tutti i materiali sono tuttora disponibili sulla nostra piattaforma di learning, quindi questo ci consente poi di programmare nuovi cicli di formazione per estendere la formazione, il trasferimento della conoscenza anche ad ulteriori fette della nostra organizzazione. Anche dal punto di vista dei contenuti, abbiamo strutturato la formazione sia come formazione di base, quindi per trasferire i concetti fondamentali proprio per operare, ma anche poi con una formazione mirata
per alcuni profili selezionati, soprattutto quelli tecnici, dove siamo andati ad affrontare anche dei temi di frontiera, come per esempio le ideologie o l'intento dell'ATA. Tutto questo è un lavoro che appunto abbiamo fatto internamente, perché un'amministrazione che come la nostra, ripeto, era ad un livello di partenza, doveva prima apprendere per poi esporsi all'esterno. Quindi solo dopo questa fase noi ci siamo aperti appunto all'esterno, poi con il coinvolgimento degli stakeholder, come vi racconterà il mio collega Dario. Questo perché il patrimonio informativo si arricchisce ulteriormente solo nel momento in cui viene condiviso. Quindi questo meccanismo di arricchimento che è insito nei dati aperti si può attivare solo attraverso la condivisione. E questo, di questo diciamo che è la consapevolezza centrale che bisogna acquisire. Che è un po' il cuore di questa rivoluzione culturale che deve accadere, che deve portare, come vi dicevo, la pubblica amministrazione a imparare a gestire i dati, perché altrimenti appunto sarà una macchina che sbanderà di continuamente e soprattutto a danno dei cittadini. Io ho finito, come hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, noi siamo assolutamente disponibili ad approfondire, a raccontarvi più in dettaglio appunto gli aspetti di questo percorso che abbiamo intrapreso. Vi ringrazio e lascio la parola a Dario. Buongiorno, spero che l'audio sia chiaro. Mi presento, io lavoro in Regione Campania e faccio parte del team Open Data coordinato dalla collega Angela che mi ha preceduto e sono a dimostrazione, diciamo, che il nostro team è stato pensato e costituito in maniera eterogenea. Leggo che non si sente il microfono, se fate un cenno, spero vada meglio. Dario, ti sentiamo un po' basso, è come se dovessi un po' avvicinare. Eh sì, esatto, tipo puoi provare così. Meglio, mi sembrerebbe più chiaro, sì. Allora, dicevo, ripeto per chi non ha sentito, mi chiamo Dario Fonso, lavoro in Regione Campania e faccio parte del team Open Data. Il nostro team, come diceva Angela, è stato pensato e costruito in maniera eterogenea, infatti, diciamo, comprende professionalità molto diverse tra di loro. Cioè, ci sono esperti di informatica, ma anche di comunicazione e di aspetti giuridici legali, diciamo. Io nello specifico sono un giornalista e lavoro all'ufficio stampa e quindi sono interessato nel progetto anche e soprattutto degli aspetti, come dire, di apertura verso l'esterno della nostra esperienza. I tre pilastri su cui è stata, diciamo, portata avanti la nostra esperienza in tema di open data sono la governance, l'engagement e l'empowerment. Di governance ed empowerment, quindi rafforzamento delle competenze, ha già parlato Angela. Illustrando un pochino qual è stato il nostro modello di gestione del progetto e tutte le attività fatte nei confronti del personale della regione, quindi dei nostri colleghi, per rafforzare le competenze in tema di dati aperti. Saluto Yvonne che mi saluta, buongiorno anche a te. Io vi parlerò in maniera un pochino più specifica dell'engagement. Cosa si intende con questo termine? Il coinvolgimento, cioè il rivolgersi all'esterno e quindi cercare di portare la nostra esperienza anche sul territorio e presso, diciamo, i pubblici, i target differenti che possano essere in qualche modo coinvolti o interessati dalla liberazione dei dati. Abbiamo cercato di ragionare su chi fossero diciamo, gli utenti privilegiati, insomma, coloro nei confronti dei quali sviluppare delle iniziative un po' più specifiche. E innanzitutto i dipendenti interni, perché non solo quelli prettamente coinvolti nel processo di creazione e gestione dei dati, ma tutti i dipendenti regionali. L'open data, nella nostra esperienza, oltre che un fine, quindi la pubblicazione di dataset attraverso il portale dei dati, è stato anche, forse soprattutto, un mezzo, cioè un'occasione per ripensare un pochino ai processi interni,
Durante il lavoro di cui parlava Angela, iniziale, di verifica e coinvolgimento delle singole strutture regionali, delle singole direzioni, uffici di vertice, noi siamo fisicamente andati dai nostri colleghi, dai dirigenti, dai colleghi funzionari e insieme abbiamo ragionato, cercato di capire che tipologie di dati loro utilizzassero e trattassero. Siamo tra colleghi regionali e sappiamo che le nostre istituzioni, per quanto per loro diciamo natura, per la complessità che gestiscono e la tipologia di attività che svolgono, trattano tantissimi dati per le finalità istituzionali, diciamo. E spesso non ne siamo nemmeno totalmente consapevoli. Questi dati sono fermi nei cassetti, sono chiusi lì e non capiamo il valore che invece rappresenta l'apertura di questi dati. Quindi, innanzitutto, proprio con i nostri colleghi, si è colta un po' questa opportunità per ripensare spesso proprio ai processi di lavoro e orientarli sin dall'origine, alla produzione di dati raccolti in maniera sistematica, e orientati alla qualità. Poi, abbiamo guardato un po', diciamo, al di là, dell'ente, della nostra realtà interna. E quindi abbiamo iniziato a ragionare sui pubblici esterni a cui potevamo rivolgerci. Sicuramente ci sono i cittadini, diciamo tout court, quindi un po' tutti gli utenti che si interfacciano alla pubblica amministrazione, ma più specificamente abbiamo pensato ad alcuni target come gli studenti, gli sviluppatori e tutti gli appassionati, diciamo gli hacker anche del mondo degli open data, gli operatori dell'informazione, giornalisti, e coloro che lavorano nei media in generale. I computer con queste etichette indichiamo il fatto che attraverso le API i nostri dati sono intellegibili e riutilizzabili, anche sono machine readable, quindi sono riutilizzabili da altre piattaforme. E gli stakeholder, individuando con questo termine un pochino diciamo, il mondo più alto delle imprese, quindi del business, di coloro che attraverso con i dati e attraverso i dati riescono a mettere su delle realtà imprenditoriali o comunque utilizzano i dati per supporto alle loro attività anche tradizionali, magari con un approccio nuovo, innovativo, moderno. Nei confronti di ciascuno di questi target abbiamo iniziato, parallelamente alla nostra attività interna durante il biennio 18-19, quindi 2 anni precedenti, diciamo questo qui 2020, che ha visto un po' un rallentamento delle attività per le vicissitudini che ben conosciamo tutti quanti. Dicevo, durante quegli anni abbiamo cercato, mentre lavoravamo alla creazione dei percorsi interni per la pubblicazione, portata alla pubblicazione dei dati, e contestualmente lavoravamo sugli aspetti tecnologici, quindi la realizzazione della nostra piattaforma, il nostro catalogo dei dati e delle procedure ed altro, abbiamo pensato a delle iniziative che iniziassero a diffondere la cultura del dato sul territorio, a coinvolgere utenti esterni, a far interessare, diciamo, i nostri concittadini campani e non a quello che si stava realizzando in Regione Campania. In particolare le iniziative, diciamo, che hanno riscosso più successo sono state pensate nei confronti di studenti, dei giornalisti e della community open data. Vediamolo un pochino nel dettaglio. Innanzitutto, nei confronti degli studenti, abbiamo fatto una serie di cose. La prima è stata rivolgerci a quelle scuole che già partecipavano alla scuola di Open Coesione. Sapete che il progetto della scuola di Open Coesione dal 2013, se non sbaglio, è un'iniziativa riconosciuta e sostenuta dall'Unione Europea, tra l'altro, che spinge gli studenti delle scuole superiori a fare attività di monitoraggio civico, a farsi cittadini attivi ed informati e quindi attraverso la documentazione e lo stretto monitoraggio verificare puntualmente le azioni dei pubblici amministratori. Ovviamente diciamo, la cultura del dato aperto, la disponibilità dei dati sposa in pieno questo tipo di iniziative perché il monitoraggio è tanto più possibile quanto più sono i dati a disposizione. E quindi in un'ottica di trasparenza e direi anche di accountability, cioè quel processo che è proprio la verifica puntuale degli investimenti pubblici, cioè con questa parola in inglese si individuano le attività di verifica di come vengono utilizzate
pubbliche risorse da parte di amministratori. E quindi gli studenti delle scuole campane hanno avuto l'opportunità di avere un supporto da parte del team regionale di Open Data, ma anche di Istat Campania, in una serie di giornate di confronto e di coinvolgimento sulle loro iniziative, e li abbiamo supportati li abbiamo aiutati a individuare dove fossero i dati pubblici e che possibilità di utilizzo si potesse fare di questi dati. I loro progetti sono poi stati presentati in una serie di giornate presso il Consiglio regionale della Campania, dove i migliori progetti sono stati presentati e premiati. E, diciamo, questa è un'iniziativa che ha coinvolto oltre 10 scuole e ha prodotto risultati davvero interessanti. Un'altra iniziativa, sempre rivolta agli studenti, sono stati i laboratori. Il laboratorio di data journalism fatto con un liceo di Pomigliano d'Arco, e quindi abbiamo, nell'ambito di un PON scolastico che questo liceo Imbriani, ha realizzato, abbiamo mostrato loro il portale Open Data della Regione Campania e soprattutto i tool di data visualization. Su questo vorrei fare un piccolo inciso, perché diciamo, quando noi abbiamo realizzato il nostro portale, abbiamo dato molta importanza anche agli aspetti di comunicazione. Quindi abbiamo progettato un sito che non fosse soltanto un catalogo dei dataset, un repository, diciamo, tutto il materiale che siamo riusciti a collezionare, a produrre e a liberare, ma anche e soprattutto uno strumento di informazione e di uso per chi ha i dati è interessato e in qualche modo li vuole riutilizzare. Questo come? Colloquio, diciamo, di due strumenti che abbiamo pensato. Uno sono i data stories, che sono diciamo, delle suggestioni. Cioè, noi del team Open Data abbiamo individuato alcuni dataset che ci sembravano particolarmente interessanti e attraverso la rielaborazione di questi dati, la loro rappresentazione in grafici, mappe, abbiamo suggerito delle possibili storie. Quindi, come dire, abbiamo provato a fare un'operazione di data journalism, no? Cioè, provare a testimoniare come alcune letture dei dati possano rilevarsi interessanti, a volte magari interlacciandoli ad altri dati ancora, e quindi creare delle storie che partissero appunto dai dati. E il secondo strumento è appunto il nostro Campania Crea, che è uno strumento di data visualization, è un tool molto facile da utilizzare e torna utile, diciamo, per tutte quelle persone che non hanno molta dimestichezza con l'uso informatico dei dataset, ma con dei percorsi guidati veramente molto intuitivi, riescono, partendo da quello che è una collezione di righe e colonne, quindi una tabella classica che sta sotto una collezione di dati, a realizzarne dei grafici, delle mappe che poi possono essere anche esportati e condivisi attraverso social network oppure embeddati su blog personali o su siti. Questo strumento in particolare è tornato utile anche per un'altra operazione che abbiamo fatta, che è questo seminario sul data journalism. Quindi andiamo ad un altro dei target che avevamo individuato prima, quello degli operatori dei media. Abbiamo ragionato insieme all'Ordine regionale dei giornalisti della Campania sulla necessità e sull'opportunità di un'iniziativa del genere. Quindi nell'aprile del 2019, il 17 aprile, se ricordo bene, abbiamo fatto un seminario, una giornata appunto coorganizzata insieme all'Ordine regionale dei giornalisti e rivolta ai giornalisti campani, che ha visto anche una larga partecipazione, sono intervenuti circa 80 giornalisti della Campania. Questa giornata si strutturava come una giornata di un seminario di formazione riconosciuto appunto dall'Ordine, che erogava anche dei crediti formativi. Voi sapete che gli ordini professionali hanno l'obbligo della formazione continua, i cosiddetti ECM, e quella giornata ha erogato degli ECM, tra l'altro di natura deontologica. Perché di natura deontologica? Perché il data journalism, che è quella disciplina che consente, come dire, di fare inchieste, reportage, approfondimenti giornalistici basati sui dati, sulla statistica, sulle evidenze scientifiche,
anche di risvolti di natura deontologica, laddove può essere un contrasto alle fake news e quindi alla post-verità e tutti questi temi cari, diciamo, agli operatori media. Anche in quell'occasione, durante quella giornata, abbiamo esposto quindi gli strumenti che avevamo elaborato, il portale Open Data, gli strumenti di data visualization. Ma più in generale abbiamo voluto in quella giornata cogliere l'occasione di sensibilizzare i giornalisti e quindi gli operatori dell'informazione corregionali, nostri della Campania, sul tema appunto della trasparenza, dell'accountability e del data journalism come strumento di lavoro loro quotidiano, diciamo. Un ulteriore aspetto interessante è quello poi rivolto ad un altro target ancora, che è quello, diciamo, degli appassionati, la community open data. Come diceva prima Gianfranco, non sono tantissime le persone della pubblica amministrazione che si occupano di dati, ci conosciamo un po' tutti, e in realtà anche nel mondo delle imprese è un fenomeno tutto sommato ancora abbastanza nuovo, diciamo, contemporaneo, e quindi le occasioni vanno colte tutte, anche per cercare di rivolgersi al mondo delle imprese, dei singoli professionisti che con i dati ci lavorano e fanno business, e in generale degli hacker o comunque degli sviluppatori e degli appassionati. Cosa abbiamo fatto? Un paio di iniziative anche in questo caso. Innanzitutto abbiamo partecipato e supportato gli hackathon, le Hack Night nel corso degli hackathon. Che cosa sono gli hackathon? Una volta all'anno c'è questo evento che consiste in un raduno, in un luogo istituzionale simbolico, nel nostro caso nel 2018 e nel 2019 si è svolto al Museo di Capodimonte di Napoli. La comunità degli hacker si riunisce per un giorno e mezzo, quasi due, e quindi anche con una notte e mezzo, in un luogo, in questo caso al museo, e lì ci si confronta su questi temi, appunto, della programmazione, dello sviluppo informatico. E ci sono delle challenge, cioè ci sono una serie di imprese che lanciano delle sfide agli sviluppatori. E diciamo loro hanno un tot di ore di tempo, meno di 24 ore, per realizzare dei prototipi di siti, di applicazioni, di insomma un prototipo informatico, e poi vengono premiati. Nel 2018 e nel 2019, durante questi due hackathon, e quindi durante l'Hack Night, cioè il lavoro notturno che loro facevano, che si sono svolti a Napoli, le abbiamo sollecitato gli sviluppatori a lavorare sui dataset della regione Campania, quindi a basare lo sviluppo delle loro applicazioni e dei loro siti, dei loro prototipi informatici, attingendo dagli open data della regione Campania. Questa per loro è anche una grande occasione di vetrina, in particolar modo nella realtà napoletana, dove abbiamo una struttura come quella di San Giovanni Arteduccio, che è un incubatore sia di alta formazione che di imprese, e quindi insistono realtà come l'Apple Academy o la Cisco Academy, che appunto sposano l'alta formazione di natura nella programmazione informatica con le imprese che lavorano in questo campo. Un'ultima iniziativa, ultima almeno per il tempo che mi rimane da poter presentare, che abbiamo rivolto sempre alla community delle persone interessate a fare sviluppo di applicazioni o comunque di nuovi progetti partendo dai dati, è stato il contest che abbiamo realizzato tra maggio e giugno del 2019. Poche settimane dopo aver lasciato online il nostro portale Open Data, quindi il primo catalogo dei dataset regionali, abbiamo chiesto alla community nazionale di accettare la nostra sfida e, attingendo a uno o più dataset nostri, cercare di immaginare dei possibili utilizzi, e quindi lo sviluppo di applicativi, anche in questo caso, comunque di progettare un qualcosa che valorizzasse anche una semplice visualizzazione, quindi una mappa, un grafico particolarmente interessante, che però desse nuova lettura ai nostri dati. Anche questa iniziativa ha visto un buon successo di partecipazione, e abbiamo ricevuto una dozzina di progetti. E ne abbiamo premiati, individuati tre particolarmente meritevoli che poi sono stati premiati. Riguardavano tutti e tre
tema della qualità ambientale e quindi questo ci fa anche capire come alcuni dati siano particolarmente ricepiti dalla popolazione in generale, siano molto interessanti, diciamo, per chi è atteso in qualche modo. E i tre progetti sviluppati, uno riguardava il monitoraggio dell'aria e quindi la persona che l'ha sviluppato ha messo a confronto il dataset della regione Campania con quello della regione, l'analogo dataset della regione Friuli Venezia Giulia. Un altro, il progetto Aura, era incentrato sulle centraline dell'ARPAC che rilevano il livello di inquinamento e addirittura la persona che l'ha sviluppato ha messo su un bot Telegram che interagisce in automatico con il dataset e dà delle risposte, e l'ultimo invece il catalogo delle rischi, mette in relazione due dataset, quello degli istituti scolastici regionali e quello sul rischio frana, quindi evidenziando se ci fossero delle scuole regionali sul territorio della regione Campania che insistevano su territori che potessero essere in qualche modo a rischio frana. Diciamo, queste sono alcune delle iniziative che abbiamo messo su nell'arco nei primi 2 anni di attività del nostro progetto Open Data. Ovviamente ce ne sarebbero tante altre da portare avanti e ci stiamo ragionando e si spera anche, come dire, con il superamento delle limitazioni della pandemia si possa tornare anche sul territorio a coinvolgere imprese e anche e soprattutto gli altri enti pubblici territoriali, quindi comuni, istituzioni, università. Grazie. Dario, grazie a te, grazie ad Angela che ha chiuso la sua webcam, ma che ha fatto l'intervento, Angela Gacchiera l'ha fatto l'intervento appena prima di te. Grazie moltissimo perché avete impostato questa chiacchierata, davvero non so, mi piaceva un sacco avere modo di raccontare alle persone che ci ascoltano oggi che, come diceva Angela, una legge regionale esiste in Campania, ad esempio esisteva dal 2013, ma finché diciamo, non si è creata una struttura intorno, non si è creato un sistema regionale che potesse rispondere ai dati, come dire, puoi fare tutte le leggi regionali che vuoi, i disciplinari, le linee guida, ma finché non si mette in moto una macchina, poi difficilmente parte davvero. C'è una slide molto bella di Angela che metteva, come dire, il cuore tecnologico, che in questi casi è certamente tecnologico e non può più scindere dall'aspetto tecnologico, c'è il sito web, il catalogo, l'esposizione di dati, formati, la metadatazione conforme di KPT e tutto il resto, però certamente poi intorno a quel cuore, diciamo, i muscoli e tutto il resto non può che essere un contributo di natura organizzativa molto simile a quello che ci avete raccontato voi, a quello che abbiamo visto nelle tre esperienze di oggi. Quindi è davvero. Prima di chiudere, io davvero volevo ringraziare moltissimo tutti i relatori di oggi. Erano sei relatori, siete stati brevissimi, tra l'altro abbiamo sforato ma giusto di qualche minuto. Anna, infatti, vi ricordo in chat il link per accedere all'account Twitter di progetto dove oggi avete. Chi di voi ha seguito in parallelo ha potuto vedere il racconto e il live tweeting della giornata, grazie, grazie davvero. A me non resta che dirvi che siamo più o meno a metà del percorso di questo ciclo di seminari dedicati ai dati aperti. Oggi si è concluso il secondo appuntamento dedicato appunto all'Open Data delle regioni. Come dicevamo più volte in chat, qualcuno ce l'ha chiesto, io provo a ridirvelo anche sul finale. A questa pagina, che è quella a cui vi siete iscritti, diciamo tra oggi e domani al massimo, dovreste trovare. Ah, ok, c'è anche Anna che sta mettendo gli stessi link. Dovreste trovare tutte le informazioni utili per il web, cioè diciamo, tutto il materiale prodotto durante le chiacchierate di questa mattina, la registrazione integrale del webinar e le slide dei nostri relatori. Mentre continuo a dirvi, come l'altra volta, che per iscriversi al webinar del 18 dedicato alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, il link è quello che vi ho appena messo in chat. Dovete reiscrivervi a questo evento se non l'avete già fatto, e a quel punto poi la procedura è tutta identica. Vi anticipo, abbiamo consolidato il programma dell'ultimo webinar, quindi vi terrò compagnia io per un primo intervento dedicato appunto al riuso dei dati aperti, e poi avremo due esperienze.
Una è quella di Ondata, un'associazione fondata da Andrea Borruso, che diciamo, è un grande animatore culturale della comunità che si occupa di dati aperti in Italia. In questo momento sta facendo delle cose davvero molto interessanti. Davvero sono molto felice che abbia accettato il nostro invito. Allo stesso modo sono molto felice di potervi farvi ascoltare il 18 dicembre nel webinar Valorizzare il patrimonio informativo pubblico la voce di Federico Morando, diciamo, fondatore di una startup, anzi, non so, diciamo, è uno spin-off del Politecnico di Torino che si chiama Synapta, si occupano di dati in formato LinkedIn, diciamo, un formato molto evoluto da cui traggono informazioni molto interessanti, quindi davvero vi ricordo la possibilità di partecipare anche a quest'ultimo webinar, diciamo quasi prenatalizio, il 18 dicembre. Grazie mille a tutti, grazie ad Angela Appendino, grazie Marta, grazie Valentina, grazie Massimo, grazie Dario, grazie mille ad Angela Cocchiarella, grazie davvero a tutti quanti e grazie a tutte le persone che, come dire, lavorano in regia per far funzionare queste cose. E diciamo, a me non resta che ancora una volta darvi appuntamento al 18 di dicembre. Un saluto a tutti, passate una buona giornata, ci vediamo presto. Ciao!